purtroppo non ho più l'età per vivere questa professione con lo spettro e la paura di un eventuale esonero. Quindi oggi la squadra ha dato una risposta a se stessa, al gruppo. Oggi abbiamo avuto un'anima, la stiamo costruendo. Anche nelle ultime due gare abbiamo visto qualcosa. È che spesso è un calcio dove tutto è subito, no? E quindi noi siamo ripartiti da zero, abbiamo ricostruito un gruppo. E oggi credo che al di là siamo andati sotto immeritatamente, perché credo al primo tiro del Brescia con una mezza deviazione loro hanno trovato il gol. La squadra ha saputo rimanere in campo con equilibrio, con razionalità e poi fare un secondo tempo anche con veemenza, con grande convinzione. Questo è un premio ai ragazzi, veramente. Tatticamente le novità che ha presentato oggi, questo 4-4-2, l'ha soddisfatta? No, guardate, noi abbiamo un giocatore come Memushai che ci apre tante soluzioni. Purtroppo, ripeto, qualcuno si dimentica, o meglio, non è che si dimentica, qualcuno non vuol vedere le grandi difficoltà. Ora io mi appresto a preparare una settimana dove vanno via 6-7 ragazzi in nazionale. Questo ce l'abbiamo avuto dall'inizio del campionato e non è facile, credetemi, non è facile gestire il lavoro, gestire la settimana così. L'abbraccio dei giocatori a proposito di gruppo forte, no? Che l'hanno festeggiata dopo i gol e soprattutto a fine partita, quanto le ha fatto piacere? A me ha fatto piacere tantissimo, ma non è che avevo bisogno, perché io so che la squadra lavora in maniera seria, la vedo durante la settimana, ma non lavora per l'allenatore, lavora perché vuole costruire qualcosa insieme a me. Oggi però l'impressione è che hanno giocato per l'allenatore. Io credo che oggi hanno giocato per la squadra, hanno giocato perché vogliono venire fuori da tante difficoltà che noi abbiamo e io sono contento, ma sono contento principalmente per la mia squadra, per i ragazzi.